Bene, allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati col problema del grattacielo di 100 piani e delle due uova. Ok? Riprendiamo un attimo il problema. Quindi avevo detto, c'è un grattacielo che ha 100 piani e voi avete a disposizione due uova. E l'operazione che potete fare è che potete andare a un certo piano, a vostra scelta, lanciare l'uovo giù dal grattacielo e vedere se si rompe o se non si rompe. Se non si rompe, potete andarlo a recuperare e avete ancora due uova. Se invece si rompe, avete perso un uovo e adesso ve ne rimane solo uno. Vale un principio di monotonicità, quindi ci sarà un prefisso dei piani del grattacielo dove questo uovo non si romperà, poi ci sarà un certo primo piano dove questo uovo si rompe e poi da lì in poi si rompe tutti i piani successivi. La domanda base, diciamo, è che volete scoprire qual è il piano più alto in cui l'uovo non si rompe, o specularmente il primo piano dove l'uovo si rompe, è differente. E volete fare una strategia che siete certi 100% che alla fine determinerà questo piano. La domanda è: qual è il numero minimo di mosse che tale strategia può fare nel caso peggiore? Questa è la domanda a cui vogliamo rispondere noi. La strategia migliore che avevamo trovato la scorsa volta, che avevate trovato la scorsa volta, era: io lancio l'uovo di 10 in 10 piani, io lo lancio al decimo, al 20, al 30, al 40, al 50. Appena si rompe, vado indietro di 9 piani e poi lo lancio in ogni piano. E facendo i conti, questa strategia al più ci mette, trova il piano in 19 mosse. Nel caso peggiore che si rompe al centesimo, nel primo step, e poi bisogna fare 91, 92, 93 fino a 99. Ok? Ed era l'ottimo che si poteva fare con la strategia generalizzata di lo lancio ogni x piani e quando si rompe vado indietro di x-1 e riprovo tutti. E l'ottimo era per n uguale a 100, per 100 piani era lo step uguale a 10. Però vi ho detto che si può fare di meglio. E quindi adesso intanto cerchiamo la strategia ottima. La trovate voi, però vi do un grosso hint, che è: l'idea giusta, cioè l'idea ottima, è sempre fare una cosa a step. Quindi vado su di tot e poi quando si rompe torno indietro al piano subito sopra, quello che avevo lanciato l'ultima volta, e provo di uno in uno. Ma non è detto che lo step debba essere costante. Pensato tipo di intorno, diciamo 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Adesso non so se eravamo più Sì, alto, perché ok. mi stavamo traslato di Ok, 1. quindi perfetto. E quindi Ah, proprio quando si rompe, torna indietro ok, di 1 e fai perfetto. E quindi hai appena creato una nuova macro strategia che è: parto da un qualche x, 15 hai detto in questo caso, dopodiché ogni volta lo abbasso di 1 e vado avanti così. Quando mi si rompe, torno indietro di lo step che ero arrivato, meno 1, e riprovo tutti quanti. Qual è il constraint per cui questa strategia funziona? Questa macro strategia, qual è il constraint su X per cui questa macro strategia funziona? Se tipo metto X uguale a 5, funziona? Perché? Perché se vado avanti 4, 3, 2, 1 non arrivo fino a Non 100. arrivo fino a 100. Quindi qual è il constraint per cui questa macro strategia funziona? Trovare Trovare un valore per cui andando avanti al turno successivo riesco a un valore di x tale per cui la sommatoria da 1 a x sia maggiore o uguale a 100. Ok? Notare che, perché questa roba è bella, perché questa macro strategia è bella? Perché il numero di lanci che dovrò fare sarà x. Sarà x? O x più 1, non so se x o x più 1, perché se io lancio al quindicesimo,
Se si rompe, ho fatto un lancio, ne devo fare altri 14 e pago 15. Se lo lancio poi al 15 più 14 al 29esimo, io ho fatto due lanci, però adesso non ne devo fare 14, ne devo fare 13. E quindi rimane la somma sempre uguale a 15. E avanti così, avanti così. Quindi l'ottimo sarà il più piccolo numero x, tale che la sommatoria da 1 a x fa almeno 100. Qual è? Non so se si chiama somma di Gauss, però qual è? Cioè n per n meno 1 diviso 2 per 100. Perfetto. Sì. E vedere cosa viene fuori. Dipende se è incluso, escluso l'ultimo. Allora, cosa viene? Allora, tipo per 1 deve venire 1, quindi 1, sì, più 1. Ok, meno 50. Maggiore o uguale a 0. Ok, quali sono le radici? Fatemi voi i conti. Qual è la radice positiva? Ma perché 50? Perché ho fatto diviso 2 invece che per 2. Viene tipo 13,65? Mm-hmm. 13? No. 14. 14? Perché se faccio 13, perché ovviamente devo fare un numero intero x, non posso farlo frazionario. E se faccio 13 non arrivo a 100, devo fare l'intero sui troppo. Infatti mi ricordavo che la risposta è 14. Quindi, sul nostro grattacielo alto 100, la strategia ottima si fa facendo il primo step a 14, il secondo 13, poi a 12, poi 11 e così via, e così siamo garantiti che arriviamo fino a 100 e che il numero di lanci massimo che dobbiamo fare è 14. Questa strategia si generalizza per qualunque n, perché quello abbiamo fatto con 100, però basta che invece di 100 mettiamo un numero di piani e otteniamo, facendo l'arrotondamento per eccesso della radice positiva di questa disequazione, otteniamo
l'ex che ci serve per fare la strategia ottima per un grattacielo di n piani e con due uova. Ok? Però questo era un caso particolare che ci siamo arrivati con ragionamento ad hoc. Perché se adesso vi chiedessi, bene, e se abbiamo un grattacielo di n piani e tre uova, non è più così facile. Non è più banale trovare una strategia ad hoc che sia ottima per fare quella roba, perché ovviamente ce la possiamo inventare, però cioè possiamo inventare un po' ad hoc, però non sappiamo se sono ottime, non abbiamo veramente, cioè anche qua è ottima perché lo sto dicendo io che è ottima, però non è che abbiamo una garanzia che sia ottima, dobbiamo dimostrarlo. E se poi aumentiamo il numero di uova diventa sempre più difficile trovare strategie buone e poi in caso dimostrare che siano quelle ottime. Quindi cosa facciamo? Ci rivolgiamo alla nostra vecchia cara amica programmazione dinamica. Ricorsione, quindi trovare lo spazio. Quindi il problema cosa sarà? Dati input n e k, il numero di piani del grattacielo e il numero di uova, determinare qual è il numero di mosse che deve fare una strategia deterministica usando il numero minimo di mosse possibile. Qual è questo numero minimo di mosse? Okay. In questo esempio dove abbiamo usato il fatto di avere solo due uova? Nell'istanza precedente, come abbiamo fatto, cioè dove abbiamo usato il fatto di avere solo due uova, che quando poi ti si rompe il primo uovo ti rimane solo uno, quindi devi provare per forza tutti quanti i piani. Se invece c'hai tre uova puoi fare ancora robe, se applicassi questa strategia per tre uova te ne rimangono due, puoi fare più cose. Ok, cioè nel senso, cioè era una strategia tailored around the fact che avevamo due uova. Cioè, magari abbiamo usato direttamente il fatto che avevamo due uova, proprio abbiamo fatto la strategia basandoci sul fatto che abbiamo due uova. Cioè, quindi vado avanti con i piani fino a che il primo non si rompe. Cioè, salgo. Cioè, perché avendo due uova sapevamo che dovevamo prima fare un po' di probing, diciamo, per vedere intorno a che posto era, e poi una volta che ci si rompeva quell'uovo, l'altro per forza di cose dovevamo poi provare tutti i piani. Ah, ok. Ok? Sì. Se ne abbiamo tre, invece abbiamo più scelte su cosa possiamo fare. Ok? Però come dicevo, trovare a mano una strategia ottima per tre è molto difficile, e poi per quattro, per cinque, per sei diventa un casino. E quindi vogliamo che la risposta, cioè il numero di mosse, ce la dica la programmazione dinamica. Cosa dobbiamo fare? E l'output è il numero di mosse massimo nel caso pessimo? Il numero di mosse minimo nel caso peggiore. Cioè, il... strategia. Tra tutte le... Allora, prendi tutte le strategie valide. Ok? In ogni strategia valida avrà un numero massimo di mosse che fa. Io voglio il minimo tra quelle. Ok, programmazione dinamica, primo step? Stato. Sì, stato barra domanda. Questo è un caso molto semplice, cioè questo è un problema dove lo stato e la domanda in realtà sono... ve lo dico io, sono identici alla domanda originale. Qua è il sottoproblema che vorremmo risolvere. Quindi il problema originale era, dato nk, trovami sto numero di mosse.
il sottoproblema sarà dato NK trovo questo numero di mosse. Quindi in questo caso, ve lo dico io perché poi comunque, cioè ovviamente poi quando ci dovete pensare voi, è un po' un ragionamento che si fa all'inverso, cioè dovete trovare una funzione che risponde alla domanda originale e che si può fare un caso generale sensato, quindi ovviamente prima bisogna un attimo andare avanti e trovare il caso generale e poi tornare indietro. In questo caso vi dico io, guardate che la domanda è proprio quella originale, ok? Quindi la nostra F sarà... una F di NK. Quindi la domanda del sottoproblema è uguale alla domanda del problema. In questo caso è identica, sì. Bene. Caso base. Ce ne sono... 2. Se n è uguale a 0. Se n è uguale a 0. Allora non posso trovare una coppia. No, non è vero. Non esistono. No, a cosa stiamo rispondendo? Ah, mosse minime. Quindi una. È una strategia per mosse. 0. 0. Non devo fare niente. Non devo fare niente. E K vale a 0, quindi i piani sono a 0 e... K uguale a 0? Perché se K uguale a 0 esiste una strategia? No. No. Quindi anche lì non devo fare niente se K uguale a 0? No, il problema è che se arrivo a K uguale a 0 ho perso, cioè non esiste una strategia per risolvere il problema. Quindi non ci voglio mai arrivare a K uguale a 0. Capo uguale 1. Quanta è la risposta con capo uguale 1? N. N. Se io ho un grattacielo di N piani o nuovo, dovrò fare N lanci, per forza. Ne abbiamo due case base. F di 0K che è 0. Poi vediamo se ci conviene 0, 1, lo vediamo poi con questo generale, cosa ci conviene fare. Cioè se il caso base vogliamo che N sia uguale a 0 e N sia uguale a 1, però l'idea è quella. Cioè o abbiamo un grattacielo che non c'è, e allora la risposta di qual è il piano più basso a cui non si rompe l'uovo, il piano più alto a cui non si rompe l'uovo è 0. E quindi non dobbiamo fare niente perché sappiamo già che la risposta è 0, quindi dobbiamo fare 0 mosse. Secondo caso base, F di N1, che è N, perché? Perché se siamo rimasti con un solo uovo, per forza di cose dobbiamo provare tutti i piani, il caso peggiore si romperà l'ultimo e poi dobbiamo fare N lanci. Bene. Adesso ci impelaghiamo nel trovare il caso generale. Lancio la palla a voi. Ovviamente ci vogliamo arrivare man mano, ci vorremmo arrivare man mano. Vorrei che però ci pensaste un pochino prima che cominci a darvi sempre più hint per come si risolve. Però ricordandoci che comunque questo qua è il problema più difficile che dovevamo vedere, quindi ovviamente aspettatevi un caso generale un po' più complicato. Ma il fatto che abbiamo due casi base, sì, complica oppure... Beh, abbiamo anche in problemi scorsi abbiamo avuto due casi base. Okay. Se non sbaglio l'ultimo aveva tre casi base. Ah sì, è vero, sì sì. Case base possono essere quanti te ne servono, cioè sono quei casi che sono talmente facili che sai risolverlo così e vanno a necessità. Di solito ti devi aspettare che ne hai almeno tanti quanto sono le variabili,
di solito, però appunto va a necessità, che dipende. Se avete idee, sparatele. Il modus operandi vuole essere sempre lo stesso. Devo individuare il mio set di possibilità, quali sono le mosse che posso fare, e poi devo provarle tutte. Questo è il modus operandi della programmazione dinamica. Io ho una serie di scelte, non so qual è la migliore, allora cosa devo fare? Le provo tutte. Questo è il modus operandi della programmazione dinamica. Quindi il primo step è, in un caso generale NK, individuare qual è il set di scelte possibili. Io posso o lanciare, quando mi trovo sul piano, posso o lanciare l'uovo oppure salire di un numero di piani. La devo scendere, c'è cioè un... Tu hai, allora, il caso è che tu hai un grattacielo di n piani e k uova, ok? E puoi assumere che sei al piano 0 all'inizio. Okay. Tu puoi andare, quindi quello che puoi fare è che puoi andare al piano qualunque e lanciare l'uovo. Quindi qual è sette scelte? L'ho detto io praticamente. O lanciare l'uovo? No. Scegliere il piano da cui lanciare l'uovo. Scegliere il piano da cui lanciare l'uovo. Quali sono quindi le mie possibili scelte? Che corrispondono a? Però quali, non quante? Quante sono n, e sono d'accordo. Ma quali sono quindi? È lancio oppure? No. Quando è nuovo? No. No. Allora, reset. Reset. Io ho un grattacielo di n piani e ho k uova in mano, ok? Ok. Io stavo dicendo che il problema dice che tu puoi andare a un piano qualunque e lanciare l'uovo. E ho chiesto quante sono le scelte, ho chiesto quali sono le scelte quindi che puoi fare, e mi è stato risposto n. Ho detto sì, n sono quante scelte puoi fare, ma quindi quali sono le scelte che puoi fare? Una. No, quali sono le scelte che puoi fare? Quante abbiamo detto che sono n? Quali sono? L'ho detto io nel testo del problema. Il numero di piani. No, il numero di piani e quante scelte sono, ma quali cazzo sono queste scelte? L'ho detto io nel testo del problema. Hard reset. Hard reset. No, sembra una domanda facile, ma... È una domanda estremamente banale. Hard reset. Allora, c'è un grattacielo di n piani. Io ho in mano k uova. Il problema dice, ok, tu ti trovi davanti a un grattacielo di n piani, hai in mano k uova, puoi scegliere un piano a cui andare e lanciare l'uovo. Allora ho chiesto, se tu ti trovi davanti a un grattacielo di n piani e in mano k uova, quali sono le scelte che puoi fare? Eh? Ho chiesto, quali sono le scelte che puoi fare? Mi è stato risposto n, e ho detto, no, n è il numero di scelte che puoi fare, ma quali sono quindi le scelte che puoi fare?
Il piano in cui posso andare a tirare l'uovo. Che cazzo. Quali sono le scelte? Cazzo, devo andare, devo scegliere il piano a cui andare a lanciare l'uovo. Quante sono? Sono N. Ci sono N piani, sì, ma qual è la scelta? È quale cazzo di piano lancio l'uovo? Quella è la scelta. Ok, ok. Bene. Adesso che abbiamo individuato quali sono le scelte che possiamo fare. Questa finisce su YouTube. Eh? Questa finisce su YouTube. Questa finisce su YouTube, sì. Se la pubblico su TikTok forse. Mi sembrava di essere, non so se avete presente. Tipo c'era un vecchio programma che forse Bim Bum Bam, che lo conduceva Paolo Bonolis negli anni 80-90, e prendevano tipo le telefonate dal pubblico, dove chiedevano facevano una domanda, prima facevano tipo al pubblico in studio, poi lo facevano a qualcuno a casa, però a quelli a casa davano dei grossi indizi. E tipo c'era questa puntata dove facevano sentire un inno nazionale, chiedevano di che nazione era, ovviamente quelli nel pubblico non lo sapevano, vabbè. E come si chiama? E allora quello a casa, l'int che gli è stato dato è questo è l'inno della terra dei canguri. E quello a casa rispondeva: ah, sì, sì, è l'Australio. E Bonolis diceva: no, non è l'Australio, è l'Australio, ovviamente. E è arrivato a un punto comico. Poi non so, ovviamente, se era organizzato, se non era organizzato, dove diceva: se l'Australio è dove vivono i maschi, qual è il paese dove vivono le femmine? È l'Australia. È andato avanti così per tipo mezz'ora, per essere una situazione di quella. Vabbè, comunque, torniamo al nostro problema. Quindi, adesso che abbiamo trovato il set di scelte possibili, cosa dobbiamo fare? Provarle. Dobbiamo provarle tutte. Benissimo. Adesso la cosa difficile è capire, ma cosa vuol dire provarle? Quindi noi siamo nel framework della programmazione dinamica. Quindi possiamo assumere, noi siamo in istanza generica NK, possiamo assumere che tutte le istanze più piccole, ok? E generalmente quando abbiamo un qualche problema tabellare tipo questo, più piccole vuol dire o che N è più piccolo o che K è più piccolo, che entrambi sono più piccoli, ok? Possiamo assumere di avere le risposte per tutte quante le istanze più piccole. E avendo le risposte per tutte le istanze più piccole, vogliamo trovare la risposta per nk. Ok? Quindi adesso, avendo trovato il set possibile di scelte, che è quale piano lanciare. A quale piano lanciare l'uovo, sapendo che abbiamo tutte quante le risposte per i più piccoli, come facciamo a sfruttarle? Sì, un minimo di? F di MK con M compreso tra 1 e N. Purtroppo non è così semplice, però la prima idea è giusta. Allora, se io ho delle possibili scelte, assumiamo di avere un oracolo che ci dice se scelgo un piano quante mosse dovrò fare. Ok? Cosa faccio? Io invoco l'oracolo per ogni piano e mi faccio dire... mi faccio dire il numero di mosse che dovrò fare dopo, se faccio quel piano, e scelgo il minimo, ok? E a questo minimo, questo dovrò fare, ci dovrò sommare 1, perché è la mossa che ho fatto adesso, ok? Però non ce l'abbiamo questo oracolo. Noi non abbiamo un oracolo che, dato il piano, ci dice questa cosa. Noi l'unica roba che abbiamo è... a parte caso base abbiamo, cioè la domanda di: se ho un grattacielo di n piani e k uova, qual è il numero di mosse che posso fare al minimo? Ok? Questa è l'unica cosa che abbiamo. Però, vi dico io, possiamo costruircelo questo oracolo. Avendo solo quella funzione, possiamo costruircelo questo oracolo. La domanda è come? Fettina ricorsiva. Eh no, purtroppo quella fettina ricorsiva non ci aiuta. Cioè, perché la fettina ricorsiva è quella. La difficoltà di questo problema è che il caso generale non è one step, ma è two step. Okay.
perché tutti gli altri, il fatto che tutti quanti gli altri casi generali, poi man mano che ci arriviamo vi spiego anche qual è un po' la ratio dietro questa cosa, cioè qual è il modello mentale. Ma tutti gli altri problemi erano appunto dei one step, dove tu rispondevi alle domande direttamente chiamando le cose così, senza dover fare, non voglio dire che cosa perché sono spoiler o che cazzo cosa bisogna fare, ma senza fare l'altro step, diciamo. Invece questo è un problema un po' più full, dove c'è il two step nel caso generale. E quindi abbiamo detto che noi vogliamo prendere il minimo tra quello che ci dice questo oracolo su tutti quanti i piani. Il problema è che adesso dobbiamo costruirci questo oracolo, dobbiamo trovare un modo, sfruttando per forza F di NK per NK più piccoli, perché è l'unica roba che abbiamo, non abbiamo altro, di trovare qual è la risposta per questo oracolo. Immagino se ci sono due step, non basta chiamare F di N-1, K-1 fino ad arrivare al caso base per... No, beh, ovviamente poi sto oracolo dovrà fare delle chiamate a se stesso, cioè alla funzione F per forza, perché è l'unica cosa che abbiamo a disposizione. Okay. Non abbiamo altro. Ma come? Cioè, alla fine... Non è... Di principio vedremo che non è difficilissimo, però dobbiamo capire come. Okay. Cioè, perché noi vorremmo una qualche funzione G, ovviamente poi non ci sarà questa funzione G perché ce la inglobiamo tutto quanto nel caso generale di F, ma vorremmo avere questa funzione G che, dato il piano che abbiamo deciso di lanciare l'uovo, ci dice qual è il numero di mosse che poi dovremo fare. Perché, vi faccio una domanda interessante, perché cos'è che potrebbe succedere a quel punto? Noi abbiamo deciso il piano. Si rompe o no? Si rompe o no? Esatto. C'è un'altra scelta, ma è una scelta nostra? No. No? E qua arriviamo al perché, all'inizio, ho detto che io... Come modello mentale uso, come modello mentale della programmazione dinamica, uso il modello del gioco e delle mosse che posso fare in un gioco, perché capita, non molto spesso, però capita, che a volte i giochi che gioco non sono a un giocatore, ma sono a due giocatori. Tutte le programmazioni dinamiche che abbiamo visto finora erano giochi a un giocatore. Il piastrellamento, sono io che decido dove mettere le piastrelle. I McNuggets, sono io che scelgo quali McNuggets, quali scatole prendere. Lo zaino, sono io che scelgo quali oggetti rubare al museo. Anche la griglia, sono io che scelgo quale percorso fare. Ma qui non ho tutto il controllo. Qui ci sono io che sto giocando, ma c'è anche un altro giocatore nascosto. Chiamatelo la forza di gravità, l'universo, non lo so. Ma c'è un altro giocatore. La mia mossa è scegliere il piano a cui lanciare l'uovo. La mossa del mio avversario è decidere se l'uovo si rompe o no. Ovviamente non è che lui può decidere arbitrariamente, cioè anche lui deve seguire comunque la regola del gioco, cioè che ci sia un prefisso in cui non si rompe e un suffisso in cui si rompe, ok? Non è che può darmi scelte inconsistenti, però stando in queste regole lui può decidere quello che vuole, ok? Bene, e a questo punto, allora, cosa dicevamo? Che il nostro scopo è cercare di minimizzare
il numero di mosse che dobbiamo fare, il numero di lanci che dobbiamo fare, ok? Ma il nostro avversario è appunto un avversario, lui non vorrà che noi minimizziamo il nostro numero di mosse, lui cosa vorrà? Massimizzarle. Ok? Noi, quando usiamo la metafora del gioco per la programmazione dinamica, noi dobbiamo assumere che il nostro avversario sia stronzo. Cioè, sia stronzo, fa l'avversario. Che se noi vogliamo minimizzare qualcosa, lui la massimizza. Che se noi vogliamo massimizzare qualcosa, lui la minimizza. Ok? Ma allora, se lui può decidere se far rompere l'uovo o non farlo rompere, cosa deciderà? Il piano che si rompe la prima volta. No, se il nostro avversario ha la possibilità, se far rompere l'uovo o non far rompere l'uovo, come farà la sua scelta? Lo farà rompere il piano. Ma in generale? Lo farà rompere. No, non è detto. Ok, ma in generale quindi cos'è che fa? Se lui ha una scelta tra due cose, si rompe o non si rompe, come farà a decidere se fartelo rompere o non fartelo rompere? Ma prende il massimo della strategia. Prende il massimo, lui dirà, ok, vediamo cosa succede in entrambi i casi, anche lui analizza tutte le scelte e di tutte le scelte che ha, prende quella che massimizza. Ma lui come fa a sapere quale che massimizza? Beh, dovrà andare a vedere quali sono le mie possibili scelte. Poi io andrò a vedere le sue, le mie, le sue, ed è questo gioco che va avanti e indietro, tra due giocatori. Quindi, abbiamo detto che io devo scegliere il piano a cui lanciarlo, ottimo, e di tutti questi voglio prendere il minimo. Mettiamo che ho scelto di lanciarlo al piano I. Ok? Io ho un grattacielo di 100 piani e lo lancio al piano I, tra 1 e 100. Al piano 0 è inutile lanciarlo perché so già che non si rompe. Perché lanciarlo al piano 0 possiamo immaginare che vuol dire appoggiarlo a terra e non si rompe. Mettiamo che io ho scelto il piano I, quindi è fissata la mia scelta. Come fa il mio avversario a determinare se vuole farlo rompere o non vuole farlo rompere? Assumendo di avere sempre FNK, ok? Quindi il mio avversario sa se io mi trovo davanti a un piano di... a un grattacielo di N piani con K uova, ok? Il mio avversario sa quante mosse dovrò fare. Cioè sa il minimo. In due, quindi se si rompe, allora se si rompe vuol dire che il numero di piani diminuisce di n meno i. Il numero di allora se si rompe il numero di piani diminuisce di n meno i, quindi diventa i, se non sbaglio. Sì. E k meno 1. E k meno 1. Se non si rompe invece i e K, quindi prima ne era di forza. Sì, uno, cioè, vabbè, ok. Sì, uno sarà N e l'altro sarà I. Adesso vediamo quale. E tra quei due sceglie? Quello massimo. Oh, perfetto. Abbiamo tutti i pezzi. Quindi qua, il nostro caso generale sarà il min di dei max. Perché per ogni cosa, per ogni scelta che noi facciamo, cioè per la scelta che noi facciamo dobbiamo prendere il minimo, dobbiamo guardare il nostro avversario cosa deciderà di fare e sappiamo che il nostro avversario deciderà il max. Ottimo. Quindi come sarà fatto questo caso generale? Sarà il minimo per i compreso tra 1 e n,
Di cosa? Del max tra adesso bisogna capire se si rompe cosa succede. Ma lo sappiamo, l'ha già detto lui? Lo sappiamo cosa succede? FDM. Sì, sì, allora facciamo, quindi prima si rompe o non si rompe? Si rompe. Si rompe. Allora, se si rompe, mettiamo che si rompe al piano 5. Ok? Vuol dire che il piano più alto dove si rompe dovrà essere compreso tra 5 e n 6 n. No, se si rompe, il piano più basso a cui si rompe dovrà essere compreso tra 0 e e 5, sì. Però il fatto che sappiamo già che si rompe lì, quindi in realtà è come se avessimo un grattacielo di 4 piani. Ma è sicuro che l'uovo si rompe o anche no? Eh? È sicuro che dato nk l'uovo si rompe alla nostra altezza? No, perché sto cercando il piano più alto a cui non si rompe. Potrebbe essere 100. Se un grattacielo di 100 piani potrebbe essere 100, potrebbe essere n. Ok? Quindi, se si rompe, è come se ci fosse rimasto un grattacielo di I-1 piani. E però non abbiamo più K uova. Ne abbiamo K-1. Invece, se non si rompe, come cambia? Adesso ci pensiamo un attimo. Allora, se abbiamo un grattacielo di 100 piani, quindi n uguale a 100, l'ho lanciato al 95, non si è rotto, vuol dire che mi rimane il 95, il 96, il 97, il 98, il 99 e il 100, quindi n meno i più 1. Il 95 lo otteniamo. Eh certo, è il nuovo piano 0. Sì, sì, n meno i più 1. Questa. Sì, perché se lo lancio il 95esimo e non si rompe, lo devo ancora tenere come possibile. Come possibile risposta, esatto. Sì. Fine. Questa è la soluzione del problema del grattacielo delle uova. E tra l'altro, questo approccio è un approccio un pochino più generale, che magari avete sentito in teoria dei giochi, che si chiama l'approccio min-max. Vabbè, che è esattamente questa roba qui. Quando abbiamo un gioco a somma zero, dove ci sono due giocatori che cercano di sfidarsi e vogliamo calcolare la strategia ottima, mettiamo che appunto l'obiettivo del gioco è minimizzare qualcosa. Per trovare la strategia ottima, quello che facciamo è cerchiamo di minimizzare tutte le nostre scelte, minimizziamo, e per ogni nostra scelta assumiamo che il nostro avversario massimizzi la sua. E da qui il nome min-max. Ok, ci abbiamo messo molto meno tempo di quello che mi aspettavo. A questo punto, quali sono le prossime domande? Efficienza, tempo e memoria. Qual è la complessità temporale? Quindi cosa? Dimmi. Questa funzione mi dà il numero minimo di mosse. Sì. Però la domanda del problema originale è qual è il piano più alto? No, la domanda del problema che stavamo cercando di risolvere noi era qual è il numero minimo di mosse. Ah, quindi è sempre... Era proprio quello il problema che volevamo risolvere. In realtà, se poi uno, questa è una roba più pratica, se poi uno vuole ricostruire la strategia ottima, quello che fai è che oltre a salvarti il valore, vai a vedere
qual era la I ottima. Cioè, oltre a salvarti il valore, ti salvi anche qual era la I ottima, e così sai che se ti trovi in un caso dove hai un grattacielo di N piani e K uova, sai che lo devi lanciare al piano I. Ok. E per ogni volta ti smemorizzi il piano a cui lanci. In generale, in programmazione dinamica, se ci interessa oltre la risposta anche qual è la cosa che ci ha portato a quella risposta, oltre a salvarci i valori, ci salviamo anche la scelta che abbiamo fatto. Bene. Complessità temporale. Eh? Il caso peggiore è quando arrivi, cioè quando rimane un solo uovo. Eh? No. Complessità temporale della programmazione dinamica. Io ti do un NK in input. Voglio che mi dici quanto tempo ci mette questo algoritmo. Come facciamo a calcolare la complessità temporale di una programmazione dinamica? È il prodotto tra le operazioni e il numero di volte che c'è, il numero di passaggi e il costo di ciascun passaggio. Il numero di stati e il costo di calcolo di uno stato. Quanto è il numero di stati? Si può ipotizzare che il calcolo di ogni stato sia grande di uno? Oppure non credo. Ok. Perché il minimax è più di o grande di uno? No, se fai max tra due numeri è o grande di uno, se fai min tra due numeri è o grande di uno. Ma dice il min di n numeri. Esatto. Quindi il costo di uno stato è o grande di n. Il costo di calcolo di uno stato è grande di n, perché ci sono, cioè dentro è un numero costante di operazioni, ci sono un po' di sottrazione, così sono un max e se ne frega, grande di 1, però poi quel min dobbiamo farlo n volte, quindi è grande di n. Ok, quindi sono due le cose, il calcolo dello stato e quanti stati ci sono. Ok. Ci sono K stati. K? Deve arrivare a 0. Uova. Beh, non per forza. Pare che non arrivo mai a 0 uova. Ma se non arrivo a un uovo. A un uovo. Non abbiamo il caso base con 0 uova. Ma al di là dello 0-1 uova, chi se ne frega? Quanti sono i possibili valori di nk? Cioè, quali sono i possibili valori che avrà in input la funzione f? N per k. Scusatemi, se partiamo da n e k, e ogni volta le operazioni che possiamo fare sono abbassare n o abbassare k, e al massimo arrivano a 0,0, 0,1, quanti potranno essere i possibili stati? N per k? Se vi do un n e un k iniziali e vi dico calcolate la tabella di programmazione dinamica di questa programmazione dinamica, la tabella sarà grossa n per k. Per ogni n e per ogni k avremo un valore. Detto ciò, qual è la complessità temporale di questo algoritmo? N quadro k, o grande di n quadro k. E la memoria? Sono devo salvare un voto di nuovo
perché se devo fare un minimo di n max e ogni max prende due valori dentro. Però abbiamo detto, ricordiamoci una cosa importante. Anche se parli uno alla volta. Esatto. Sì, sì. Se abbiamo un'operazione che è, questa come deve essere? Associativa? Sì. Se abbiamo un'operazione associativa, non ci serve precalcolare tutto quanto e poi farla. Possiamo farla man mano? Quindi? Destiny memorizza n meno più 1. No, quella destra. Quella destra cosa? Cioè, nel massimo. Si memorizza n meno più 1. Non ho capito. Quando calcoliamo il costo di computazione è quanto può essere, è sempre una tabella anche quella, abbiamo visto, dobbiamo vedere quanto può essere profonda questa tabella, cioè quante volte dobbiamo poter fare ricorsione al più, e per ogni riga della tabella quanti valori dobbiamo salvarci. Questi sono i due fattori della computazione e il prodotto di queste due cose ci dà il costo di computazione. Quindi le due domande sono: quanti step può essere profonda questa ricorsione? Domanda 1. Domanda 2. Quanti valori ci dobbiamo salvare temporanei per ogni step della ricorsione? Un numero costante. Questa è la risposta all'ultima domanda, vero? Sì. Sì. Ok, quindi il numero di cose che dobbiamo salvarci durante la ricorsione, cioè per ogni step della ricorsione, è un numero costante, perché abbiamo detto che se abbiamo tutte quante operazioni associative, non dobbiamo salvarci tutto quanto, possiamo accumulare man mano. Quindi quel min, anche se deve fare il min tra n cose, non dobbiamo precomputarcele quelle n cose, possiamo fare tra l'ultimo e il prossimo e fare avanti così. Quindi dobbiamo salvarci un numero costante di numeri per ogni ricorsione, per ogni step ricorsivo. Quanto può essere profonda al massimo la ricorsione? N. No. Può essere ancora n per k. No. N è troppo poco, n per k è troppo. Beh, dobbiamo calcolare il caso peggiore, no? Certo. Quindi quando trova il minimo, cioè che va avanti fino a tutti gli n piani, diciamo. Perché tu fai prima il minimo tra il secondo e il primo. Ma è solo il numero di piani lo stato? No, c'è anche il numero di nuovo. E quindi? N per k è troppo alto. Cioè n per k, perché in realtà è un upper bound, però è troppo alto. N è troppo basso. Ci sono casi in cui fa più di n. Voglio la risposta e voglio il perché della risposta. C'è un'osservazione molto banale da fare sugli F. Individuo sempre, quindi magari il logaritmo non c'entra una cosa. No. Ho fatto con quanti uomo? No. Vi faccio l'osservazione e voi mi dite la risposta. In entrambi i casi di ricorsione, perché in realtà non in entrambi, in tutti, perché questi qua sono 2n casi di ricorsione, è sempre vero che o k diminuisce di almeno 1 o n diminuisce di almeno 1. Ma quindi se io parto da nk e so che almeno uno dei due diminuisce di 1 ogni volta, quanti step devo fare al massimo prima che entrambi arrivino a 0? N più k. L'osservazione è: io so che almeno uno dei due decrementa di 1 ogni volta, parto da nk, prima di arrivare a un caso base al più potrò fare n più k step. Quindi, tornando indietro, complessità di memoria n più k. No, perché n per k è più grande. Esatto, quindi la capacità di memoria è più grande di n per k. Esatto, la capacità di memoria è data da
la dimensione della tabella della programmazione dinamica più la computazione. La tabella è n per k, la computazione è n più k, sommati fa o grandi n per k. Bene, con questo abbiamo concluso la carrellata di problemi che vi fanno vedere un po' lo spettro, diciamo, di quello che si trova in programmazione dinamica. In realtà, cioè, diciamo che è lo spettro sensato perlomeno da farvi vedere, perché in realtà c'è roba più difficile anche di questa. Però diciamo che con questo siamo arrivati a quello che è ragionevole farvi vedere. E questo appunto è un esempio, ma ci sono tanti problemi che si possono fare così, di programmazione dinamica che però non è monogiocatore ma è a due giocatori. Ok? Detto ciò, un quarto d'ora di pausa e poi attacchiamo con i problemi che capitano all'esame. Allora, riprendiamo con il primo problema che vediamo di quelli che sono capitati agli esami e lo scrivo, cerchiamo di risolverlo. Adesso spero che torniamo ben giù con la difficoltà. Allora, problema. Vi do una sequenza di numeri interi. Ne so. Ok, una sequenza di n numeri interi. E definisco una sottosequenza di questi numeri come un sottoinsieme ordinato dei numeri che vi ho dato. Quindi una sottosequenza è un qualunque sottoinsieme di questi numeri che però mantengono l'ordine nell'ordine che vi ho dati. Quindi se prendo, ne so, 3, 4 e 2, sono 3, 4 e 2, ma in quell'ordine. Bene. Il problema è trovare la lunghezza della più lunga sottosequenza crescente. Quindi voglio prendere dei numeri, una sottosequenza di numeri, voglio che siano crescenti, monotonamente crescenti, strettamente crescenti, e voglio trovare la lunghezza della sottosequenza più lunga, della tale sottosequenza più lunga. Vi do n interi. Definisco una sottosequenza come un sottoinsieme ordinato di questi numeri. Quindi io, che ne so, prendo, che ne so, 3, 7 e 12. Ok? Questo è un sottoinsieme, però lo mantengo nell'ordine in cui erano. Questa è una sottosequenza. Definisco una sottosequenza crescente come una sottosequenza dei numeri dove per ogni numero successivo è maggiore del precedente. La domanda è: qual è la lunghezza della più lunga sottosequenza crescente? Strettamente crescente. Strettamente crescente. Quindi in questo caso 1, 2, 2 non sarebbe valido. 1, 2, 2, a parte che non c'è 1, 2, 2, questo è un 12. Ah, è un 12. Sembrava un 2. Bene. Problema, direi, che è abbastanza chiaro. Come facciamo a risolverlo? Quindi in questo caso la risposta sarebbe 1, 7 oppure 4, 12? 1, 4, 12. No, a me sembra che sia 1, 4, 12. O 3, 4, 12. Ah, perché devono essere... non devono essere consecutivi, quindi. No, una sottosequenza è un qualunque sottoinsieme ordinato. Non devono essere per forza contigui. Ok, allora. Anche 3, 7, 12. Anche 3, 7, 12, sì.
oppure anche potenzialmente può prevedere più di una risposta. Noi siamo interessati solamente alla lunghezza della più lunga sotto sequenza crescente. Quindi la risposta sarà univoca. Ok. Bene, come facciamo a risolverlo? Usando la programmazione dinamica. Qua vorrei far lavorare un pochino di più voi, perché appunto problema d'esame, però così. Potrei chiedermi se prendo il numero, allora che sottosequenza posso fare, e se non lo prendo, che sottosequenza posso fare? Questa non mi pare una domanda ben definita. No. Devo trovare. Fammi una domanda ben definita per il sottoproblema ricorsivo. E nella sottosequenza più lunga è compreso il numero in cui sono solo. Brutta. Sì. Brutta domanda che non si riesce a generalizzare. Sì, come dicevo, cioè per trovare una domanda sensata, tipo qua la domanda non è quella banale, perché non c'è tra l'altro una domanda banale qua, e bisogna un po' lavorare di come posso dire, di anticipo, bisogna un po' anticipare cosa potrebbe essere il caso generale. Adesso dobbiamo trovare la domanda del sottoproblema. Sì. Deve essere una domanda del sottoproblema tale che, come al solito, riusciamo a poi usarla per rispondere alla domanda iniziale e che sia, ci possiamo fare un caso generale, un caso base. Quindi i dati in input sono solo n? No, i dati in input del problema è n e la sequenza. N e la sequenza. L'output ovviamente è la lunghezza della sottosequenza. Sì. String minore uguale di n. Beh, la risposta sarà per forza minore uguale di n, sì. E sarà maggiore uguale di 1. In realtà vediamo un'altra tecnica che non abbiamo ancora visto, quindi è un problema utile. Cioè non è questa gran tecnica, però è un'altra tecnica volendo. Quindi direi che il gioco è sempre un giocatore. Il gioco è sempre un giocatore qui. La domanda potrebbe essere da quale numero parto? Allora, le domande, tipo, perché dicevo che la sua era brutta, ma anche questa è brutta. Le domande che hanno per risposta un indice tendenzialmente sono brutte. Perché se poi vogliamo sfruttare la risposta per risolvere il problema originale, beh, la risposta dovrà essere un numero che poi declinato nel modo giusto ci risponde a qual è la più lunga. Quindi probabilmente saranno lunghezze e non indici la risposta della domanda del sottoproblema. Quindi posso, la domanda potrebbe essere qual è la lunghezza della più lunga sottosequenza strettamente crescente che comprende questo numero, che parte da questo numero. Allora, che comprende questo numero, dimentichiamocelo, che parte siamo molto vicini. Che parte dal numero di lunghezza? No, non è che parte, ma è che? Arriva. Che arriva? Che arriva. Ok, ok, è la domanda giusta. La domanda giusta è qual è la più lunga, cioè qual è la lunghezza della più lunga sottosequenza crescente che termina in questa posizione? Puoi ripeterlo piano, la domanda è sotto problema. La domanda è qual è la lunghezza della più lunga sottosequenza crescente? La lunghezza della più lunga sottosequenza crescente che ha per ultimo elemento questo qui.
Quindi vi chiedo, se questa è la domanda, qual è lo stato? Il? Che sarebbe quindi? Sì, cioè cosa sarà quindi lo stato sarà l'indice del numero a cui voglio arrivare. Perfetto. Quindi la nostra funzione sarà un f di k, dove k è l'indice del numero. Ok? E facciamo che sono 1 based. Cioè questo è indice 1, questo è indice 2, questo è indice 3. Ok? E questo è indice n. Vi do un consiglio: a volte conviene manipolare un minimino l'input per renderci la vita più facile. Ok? Io vi do un suggerimento. Io vi metto un elemento fittizio di indice 0 che è meno infinito. Ok? A volte, ripeto, conviene manipolare un minimino l'input, prenderci poi la vita più facile per fare la ricorsione, poi vedrete perché questa roba è utile. E mettiamo un elemento fittizio, che ovviamente non conterà come si dire, il conteggio, di indice 0 che è meno infinito, quindi un qualcosa che sia minore di tutti i valori possibili. E adesso diventa autoevidente. Qual è il caso base? Quello che prendo il massimo. No? C'è un caso base che è molto balordo. No? F di 0? Perché? Di sicuro, con f di 0, il primo elemento. Qual è la più lunga sottosequenza crescente che termina nell'elemento fittizio che Ah, abbiamo nessuna. messo? Nessuna? Quindi Nessuna. lunga 0. Zero. Questo è il motivo per cui l'abbiamo messo, perché così ci siamo fatti il caso base. Perché sennò diventava un pochino più incasinato. Invece ce lo siamo generati noi. Tanto poi quell'elemento là potrà essere agganciato a qualunque altro, perché è migliore di tutti gli altri. Non lo Esatto, contiamo perché mettiamo che è 0 e siamo a sì. posto. Ma non è uno, la lunghezza della sottosequenza che contiene solo Allora, possiamo l'elemento. fare in due modi: o mettiamo che è 1 e poi alla risposta finale ci sottrarremo 1, oppure possiamo direttamente dire che è 0 qua. Funziona in entrambi i modi. Però sì, un altro modo è dire, vabbè, ci metto l'elemento fittizio, lo conto, tanto so che per forza di cose la più lunga sottosequenza crescente dovrà contenere lui, perché è al primo posto ed è minore di tutti gli altri, e allora so che ci sottraggo 1 alla fine. Però equivalentemente invece possiamo dire semplicemente che vale 0. Quindi f di 0 è uguale a 0. Bene. E adesso il buon caro vecchio caso generale. Cosa dobbiamo fare nel caso generale? Dobbiamo, prima cosa, Valutare le mosse che possiamo fare. individuare le mosse che possiamo fare, le possibili mosse. Quindi ricordiamoci cosa chiede la domanda, perché è importante che rispettiamo la domanda. La domanda ci sta dicendo: qual è la più lunga sottosequenza crescente che ha come ultimo elemento questo qui? La scelta dell'ultimo elemento. No, scusami, se la domanda Ah, è vero, scusa, dice pensavo. che è un'ipotesi quella là, cioè ce l'abbiamo proprio nel. Diciamo che è in qualche modo una scelta che è già stata fatta per noi. Ok? Quindi la cosa che sappiamo è che in f di i, tipo che ne so, f di 1, il 3 è già l'ultimo elemento della sottosequenza, perché ce lo dice la domanda. A questo punto vi chiedo: quali sono le possibili mosse? Quali sono le possibili scelte?
sottosequenza o non prenderlo? No, perché noi abbiamo detto che nella sottosequenza che stiamo prendendo c'è per forza l'ultimo elemento. Cioè, l'elemento attuale è l'ultimo elemento. Allora la sequenza si ridurrà e da quest'ultimo, cioè dall'inizio all'ultimo elemento che abbiamo fissato. Non ho capito. Cioè, se mettiamo a caso l'ultimo elemento, vogliamo che sia 7. Quindi siamo a f di, cos'è, 2? No, 3? F di 3? Sì. E la risposta sarà sicuramente minore o uguale di 3. Perché se quello è l'ultimo. Ok, e? Ogni numero minore di quello cui sono, posso valutare se prenderlo o no nella sottosequenza che sto valutando. Dillo un po' meglio. Per ogni numero che si trova a sinistra dell'elemento di terminazione. Sì, non era il secondo pezzo che non mi piaceva, ok? Se quell'elemento è più piccolo dell'elemento di terminazione, sì. Posso scegliere se includerlo o no nella sequenza. Solo lui? Perché cioè lui deve essere, devo valutare anche quello che c'è a sinistra di lui? No, certo, ma il valore f per tutti quanti quelli più piccoli, cosa ci dice qual è la lunghezza della più lunga sottosequenza che termina in lui. Ma allora tu giustamente dici, guarda, io l'ultimo elemento l'ho già deciso a priori, ok? Adesso guarda tutti quelli precedenti, di quelli, tutti quelli che sono maggiori uguali li scarto perché non me ne frega niente, di quelli minori tu dici, devo scegliere quale mettere nella sottosequenza, ma solo lui mette nella sottosequenza? Devo mettere la sua sottosequenza massima che termina in lui. Esatto, ok, perfetto, perfetto. Quindi, ripeto, allora, noi per ogni posizione, quello che vogliamo sapere è la lunghezza della più lunga sottosequenza crescente che termina lì. Ma quindi, a parte la lunghezza, implicitamente stiamo dicendo quale è proprio la più lunga sottosequenza che termina lì. Ma allora, se noi ci troviamo in una certa posizione, se io guardo tutti quanti gli elementi a sinistra che sono minori del valore che ho in questa posizione, io ho deciso qual è l'ultimo elemento. Cosa devo fare? Beh, devo scegliere una catena da agganciarci. Quale ci aggancio? Quella più lunga. Perché la funzione nella risposta implicitamente implica che c'è proprio una catena che posso agganciare. Quando la posso agganciare? Quando il penultimo elemento è minore dell'ultimo che ho già deciso quale mettere. Ok? Scriviamola, poi magari la ripeto. Quindi, come sarà fatto f di k? Come sarà fatto FK? Sarà il max. Sì, sarà il max. Dove metterci qualcosa sotto, tipo un indice i? Sì, cioè qualcosa sul max ci serve. Tipo i compreso tra 1 e... no, 0. Mm-hmm. 0 incluso, zero e? Incluso e k escluso. E k escluso, sì. Di che cosa? Degli f... Mm-hmm. Gli fd? I, dato che cioè filtrato sì, SD è minore di SDK, non abbiamo dato un nome alla sequenza, come la chiamiamo? S, va bene, dicevi SD? SD è strettamente minore di SDK, esattamente.
Fatto. Fatto. Fatto? No. No, perché? Manca la complessità. No. Cioè, anche? Ma manca qualcos'altro prima? Come facciamo a risolvere il problema originale? Tanto adesso è stata una pessima scelta perché poi la soluzione la volevo chiamare S. Diciamo che lo chiamo B questo. Brutalmente potrei fare un massimo degli effetti. Oh, perfetto. Sì. Quindi la soluzione cosa sarà uguale? Al massimo. Mm-hmm. Speri che varia tra, a questo punto posso mettere 1 e n entrambi inclusi. Sì. Di f di i. Esattamente. Perché il fatto che noi non sappiamo in quale posizione terminerà la come si chiama? La sequenza maggiore, la sequenza di lunghezza massima. E semplicemente allora li proviamo tutti. Questo è anche un modo migliore di farlo. Eh? Questo è anche un modo migliore di farlo, perché sembra un po' brutale. Cioè, cosa? Prendere il massimo e... Ma allora, in realtà sto problema, adesso vedremo la complessità, e si... la complessità, uscirà una certa complessità, in realtà si può fare di meglio, ma non con la programmazione dinamica. Cioè, il fatto che adesso noi stiamo guardando come risolvere questi problemi in programmazione dinamica. Ma per esempio, anche il problema delle uova, della cellula delle uova, che abbiamo trovato un n quadro k, si può fare di meglio. Esiste un altro algoritmo che non è programmazione dinamica, che adesso non mi ricordo se è log n k o n quadro log k, una roba del genere. Forse è n log n k, se non sbaglio, e comunque riesce a metterci molto meno tempo. Anche qui vedremo un algoritmo, cioè vedremo adesso quanto questo algoritmo quanto ci mette, però in realtà esistono altri algoritmi che ci mettono meno, però non sono programmazione dinamica. Bene, complessità temporale, complessità memoria. Posso farlo 2 a 2, quindi quello dovrebbe avere costo costante. Suppongo di aver cacciato alla dici la transizione e dici la il calcolo della soluzione. Nel calcolo della soluzione, supponiamo di aver già calcolato gli f con i, sì, che hanno un loro costo. Posso fare il massimo a 2 a 1 a 1. Ma state parlando del tempo o della memoria? Del tempo, sì. Ok. Ok. Ah no, beh no, comunque il tempo lì è sempre dipendente da n, sì. Quindi il tempo di calcolare s è, cioè quello step è un o grande di f n. Con, sì, n. Grande del costo o grande di n. Cioè assumendo grande di 1 per calcolare cose, grande di n. Ok, quindi quello grande di n, poi più e costo di calcolare f di n. Adesso dovrei calcolare tutti quanti cose, sì. Punto che per ognuno, mm-hmm, devo calcolare k, sì, numeri, sì, solo che k varia tra 1 e n, sì, dunque sarebbe una somma che va da 1 fino a n, sì, quindi ancora la formula di Gauss, sì, quindi n per n più 1 diviso 2, sì, e quindi in grande
TN4. Mm-hmm. Perché poi si suona o moltiplica? No, allora lui ha fatto un'analisi un pochino più fine, che poi in realtà dà la stessa risposta, perché ha detto, beh, in realtà tipo in FD1 farò un'operazione, in FD2 ne farò due, in FD3 ne farò tre, e così via. Questa sono i numeri triangolari, e si fa la formula di Gauss, viene fuori che è uno grande n quadro. Equivalentemente, se invece usiamo l'approccio che abbiamo usato finora, gli stati sono n, l'upper bound del calcolo del caso generale è grande di n, e quindi fa grande n quadro. Perché poi lo devo calcolare per ogni... Questo sto dicendo. Il numero di stati possibili è o grande di n. Sì. Il numero di operazioni qua è uno grande di n, perché i varia al massimo tra 0 e k, k al massimo è n, e quindi... O grande di n per o grande di n. Di n fa o grande di n quadro, più o grande di n, ancora o grande di n quadro. Non manca un più uno. Di K max più 1. Ah sì, ci manca un più 1, è vero. Ah, sì. È vero, ci manca un più 1, qua fa 0. Sì, sì. Ci siamo persi un più 1. Sì, 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 sì. Il più 1 da cosa è dato? Devi aggiungere l'elemento. Perché devo aggiungere l'elemento? Perché se no poi è sempre 0, perché continua a fare max di 0. È vero, sì. No, ci mancava un più 1. Ok, quindi il tempo è uno grande di n quadro. Come dicevo, in realtà esiste per questo problema un algoritmo che ci mette un grande di n log n, però appunto non è programmazione dinamica, ce ne sono vari, ce n'è uno ad hoc, ce n'è uno che usa i range tree, che è una struttura dati, quindi si può fare di meglio, però noi appunto ci stiamo concentrando sulla programmazione dinamica. Bene, e la memoria? Scusa? Quando calcolo l'f di k, il max degli f di la calcolare f di è costante? Poi in programmazione dinamica puoi assumere che la chiamata ricorsiva, quindi, ci mette tempo costante. Quindi n in memoria? Beh, ma scusa, cosa c'entra questo con la... Perché io calcolo f di 1 fino a n e devo calcolare solo quello, perché mi mette in memoria. Rewind, riparti da capo. Io calcolo tutti gli f. Sì. Allora, intanto cosa stai calcolando? Il tempo, scusa, la memoria di computazione o la memoria della programmazione dinamica? Cioè la memoria della tabella della programmazione dinamica o la memoria di computazione? La tabella. Ok. Ok. Ok, tabella di computazione, quindi quant'è? N. Perché? Perché devo calcolare tutti gli f da un n. Quindi perché ci sono n stati. Stati, ogni stato scrive un numero, quindi okay. Quindi un fattore è un grande di n, l'altro è il costo per calcolare ogni stato, il costo di memoria della computazione, quant'è? Come si fa a calcolare il costo di computazione in memoria? No, l'ho detto prima, l'ho detto su tutti i problemi in realtà. È dato dal prodotto tra il numero massimo di ricorsioni che faccio per quanti numeri mi devo salvare in ogni step. È sempre la stessa, diciamo la stessa, però è sempre la stessa. Quanti numeri devo salvarmi in uno step della ricorsione? Se io sto calcolando un certo f di k, fissato un k, se calcolo f di k, quanti numeri mi devo scrivere per fare il calcolo? K. Davvero?
Non abbiamo detto che la funzione max è associativa? Ah, sì, sì, sì. E quindi io posso calcolare f di 0, calcolo f di 1, e non è che devo calcolare f di 2, posso fare min fra f di 0 e f di 1, li compatto in un numero solo e poi calcolo quello dopo. E così posso usare o grande di 1 numeri per fare sto conto. Giusto? O grande di 1, sì. Ok. Quanto è la profondità massima della ricorsione? N. N. Quindi? N per N. Eh? No, perché si fa più. È la tabella più la computazione. N. O grande di N. Perché, cioè, se pensi proprio alla memoria che occupi, da una parte scrivi la tabella e dall'altra scrivi la computazione. Non è che devi moltiplicarle. Sono due cose separate. Quindi uno grande di N è il costo della tabella. Sì. E uno grande di N è dato dal costo della computazione. Sì. O grande di N più grande di N, che fa? O grande di N. O grande di N. Perché noi l'abbiamo fatto in programmazione, però erano algoritmi, cioè, molto più facili. Non capito. Cioè, la complessità degli algoritmi l'abbiamo fatto il primo anno di programmazione. Mm-hmm. Però erano proprio algoritmi... Ma non erano ricorsivi. Non erano ricorsivi, infatti. Sì, sì. Erano proprio facili fare, cioè, lo dicevi in 2 minuti. Sì, sì, cioè, lo vedi e... Quanti for ci sono? Esatto, Beh, poi anche con i for può essere misleading, perché se ti faccio un for che magari steppa di qualcosa una volta. No, è proprio base, sì, sì. Ok. Bene, problema risolto. E ho grande di N, quello del costo della tabella. Come mi ha fatto a dire che ho grande di N come sono perso? Perché il numero di stati è O grande di N. Quanti numeri devo salvarmi nella tabella per ogni stato è 1. Quindi O grande di N per O grande di 1 fa O grande di N. Finito? Problema finito. Questo è uno che è capitato per l'anno scorso. E... bene. Visto che non ho altri problemi che sono capitati, vi do uno dei problemi che ho dato a uno dei miei esami del corso di ISCD di programmazione. Va bene? Ok. Non so se lo finiamo, però in caso potete poi finirvelo a casa. Ok? Questo è un problema, questo è un pochino più spinto, questo è probabilmente più difficile del più difficile che abbiamo visto finora. In particolare l'esame l'ha risolto in... Dove l'hai dato? A Milano? No, qua. Io ho tenuto l'anno scorso il corso di sfide di programmazione qua a Verona. Ma quindi era un esame che hai fatto te? Eh? Era un esame che hai fatto te? Sì, sì. E ti aspettavi che qualcuno lo risolvesse? No. No, ma allora, però, cioè, ci sono due tipi di corsi. Ci sono i corsi obbligatori che devi essere, secondo me devi essere ragionevole negli esercizi che dai, poi comunque devi essere proporzionale rispetto a quello che insegni. Okay, sì, sì. E poi ci sono i corsi tipo studio di programmazione con corso facoltativo, che io ho avvisato all'inizio, guardate questo qua è un corso che richiede tot, e alla fine ho richiesto tot. Okay. Poi comunque... perché poi ho detto ok, l'esame è difficile, però faccio un appello al mese. Oh. E tengono il max dei voti che hanno preso, e quindi poi alla fine tutti quelli che hanno passato, perché poi non erano tanti che lo seguivano, alla fine ha fatto l'esame in 6, però di questi 6, 4 l'hanno passato con 30 lode alla fine. Oh. Quindi cioè questo era tipo, l'ho dato al primo appello questo problema. No, che poi la gente, sai, facendo i problemi si allena anche a fare i problemi, e... perché era un corso che ha pensato come propedeutico per andare a fare le gare di informatica. E quindi poi le gare, cioè ancora peggio che non quelle che do io. Allora, il problema è...
è il problema del distributore di caramelle. Ci sono due distributori di caramelle e sono, avete presente quei distributori tipo che vi sparano fuori una pallina, aprite la pallina e esce fuori il giocattolino, non so come si chiamano, però immaginatevi qualcosa là. E per ogni distributore voi conoscete esattamente la sequenza di palline che usciranno, o di caramelle, facciamo caramelle. Abbiamo due distributori di caramelle. Avete due distributori di caramelle, ognuno di questi distributori ha dentro n caramelle e conoscete già la sequenza di caramelle che usciranno. Ma cioè, tra una pallina sono le caramelle oppure? No, c'è una caramella. Ok. E di ogni caramella voi avete assegnato un certo grado di dolcezza. Dai due distributori è lo stesso? Sì, ci sono n caramelle nel primo e n caramelle nel secondo. Sì, però quando tu fai un ordine... No, ancora non l'abbiamo, ah, ci siamo arrivati ancora. Okay. Sappiamo solamente che ci sono due distributori, okay. Cioè il distributore 1 e il distributore 2. Ognuno di questi è dentro n caramelle, okay. Sapete già la sequenza in cui escono e sapete anche i gradi di dolcezza di ogni caramella che esce. Quindi, non so, questo qua esce... Facciamo un grado di dolcezza, sono numeri interi positivi, ok? Tipo la prima che esce, grado di dolcezza 2, poi 5, poi 1, poi 4, e invece il 2, che ne so, magari c'ha 3, 1, 7 e 2. Ok? Bene. Ci sono due persone, chiamiamole, che ne so... Alice e Barbara. A e B. C'è una Alice e Barbara che vanno da queste vanno da questi distributori e vogliono giocare un gioco. In particolare, a turni, ognuna delle due sceglierà un distributore da cui farà uscire una caramella. Ok? E quindi, che ne so, se Alice sceglie il distributore 1, prenderà la caramella da 2 e poi tocca a Barbara. E Barbara può decidere se fa il distributore 1 o il distributore 2. Mettiamo che sceglie ancora il distributore 1 e Barbara prende quella da 5. Ok? E avanti così. E questo gioco va avanti a turni finché entrambi i distributori non sono svuotati. Questo gioco lo vince... chi riesce a fare la somma più alta di dolcezza. Il problema è qual è la dolcezza massima che può ottenere Alice. Ci sono varie domande che si possono fare che sono equivalenti, tipo una domanda è: qual è la dolcezza massima che può ottenere Alice assumendo che Barbara gioca ottimalmente? Questa è una domanda possibile. Un'altra domanda possibile è: se entrambe giocano ottimalmente, chi vince? Però facciamo che rispondiamo alla prima. Ok, tanto adesso sappiamo cosa vuol dire giocare ottimalmente, perché l'abbiamo visto prima. Vince il gioco chi massimizza la dolcezza delle caramelle. Vince il gioco chi ha una dolcezza maggiore dell'avversario. Ok, e dici, semplice sto gioco. Peccato che non è finita. Perché ci sono i jolly. In particolare, sia Alice che Barbara hanno a disposizione K jolly. E come funziona il jolly? È che, appunto, sia Alice che Barbara hanno a disposizione ognuna K jolly. Se uno decide di giocare il jolly quando è il suo turno, invece di fare una estrazione ne può fare due. Ok? Ma devono usarli per forza tutti i giorni? No. Però quando è il tuo turno tu puoi decidere: gioco il jolly e quindi invece di fare solo una estrazione ne faccio due, non necessariamente della stessa macchinetta.
Però come se giocassi due volte di seguito? Non è detto che sia sempre ottimale. Cioè, è ottima, sarà ottimale ovviamente il fatto che li vuoi esaurire prima della fine della partita. E notare che se io gioco il jolly, quindi raddoppio il mio turno, poi il turno dopo, se ho ancora jolly, posso giocare il jolly di nuovo. Il turno dopo però? Se io prendo due palline, poi va... No, cioè tipo se io praticamente, se io ho K jolly, posso per una volta fare K più 1 turni di seguito. Ah, posso usare più jolly nel stesso turno? Cioè, perché il jolly praticamente mi fa un turno gratis. Non so se mi sono spiegato. Cioè praticamente, che ne so, io e te stiamo giocando, io ho ancora 5 jolly, e dico gioco il jolly e faccio un'estrazione gratis e poi tocca ancora a me. Okay. Poi cosa faccio? Beh, posso fare o la mia estrazione regolare oppure posso giocare un altro jolly. Se non è molto intelligente. Eh? Cioè se io uso tutti i jolly insieme però faccio K più 1. Se io uso distanza di 1 faccio 2K. No, a priori non sai cos'è meglio. A priori non lo sai cos'è meglio. Un'altra cosa, quando è che termina il turno di un giocatore? Diciamo che ci sono due tipi di estrazione, cioè l'estrazione regolare e l'estrazione con jolly. Sì. Se faccio un'estrazione con jolly, il prossimo turno è ancora il mio. Okay. Se faccio un'estrazione regolare, il turno è il prossimo dell'avversario. Okay. Ovviamente non è che posso giocare jolly all'infinito perché ne ho K e quindi ad una certa rifinisco. Ok, quindi al massimo posso fare... K più 1 estrazione in un turno, okay. Sì. E poi ovviamente non potrò mai più farne doppie perché ho finito i jolly. Sì, sì. Bene, e questo è il problema. Quindi è un palese gioco a due giocatori ma con un twist. Allora, volete pensare alla versione base, quindi senza jolly, o vogliamo direttamente buttarci sulla versione completa? Una domanda, il gioco, cioè le regole del gioco prevedono che ogni giocatore termini i suoi jolly oppure un giocatore può finire il gioco anche senza aver giocato? Può finire il gioco anche senza aver giocato jolly. Ah, ok. L'unica cosa è che tu sei, fondamentalmente stai impersonando Alice, ok, e vuoi sapere qual è il numero massimo di dolcezza che potrà accumulare assumendo che Barbara gioca ottimalmente. Okay. In particolare, come avevo dato questo problema, giusto per farvi l'idea, è che io davo i dati in input al programma, ovviamente dovevi scrivere un programma all'esame, io davo i dati in input, poi il programma dello studente doveva scegliere se giocare come Alice o come Barbara e doveva vincere contro di me. Quindi ovviamente scegli quello che sai che vincerà, perché c'è, ovviamente per forza di una di cose uno di due deve vincere. Ovviamente assumevo, facevo, in realtà non era vincere ma doveva non perdere perché potrebbero pareggiare. Beh, ma però vabbè, come cioè, fai a sapere a priori chi vince? Devi calcolarlo in qualche modo. No, a priori ovviamente non puoi saperlo, cioè guardando il problema così non puoi saperlo, devi calcolarlo in qualche modo. Poi sbaglio o dipende tanto da chi inizia? Inizia Alice? No, non dipende, cioè... A meno che il 2N sia minore di K, allora... Cioè se hai più jolly... Certo. Sì, a parte casi di limite... Se entrambi conoscono la sequenza... Sì. Con i distributori. Sì, e infatti entrambi conoscono la sequenza. Non è detto che vinca sempre Alice. Okay. Vuoi che ti faccia un esempio? No, perché sto pensando... Tipo, un esempio banale è... Mettiamo K uguale a 0. Ok. Distributore 1 è 1, 5. Distributore 2 è 2, 6. E qua vince sempre il giocatore 2. Se giocano ottimamente. Perché il giocatore 1 è obbligato a prendere 1 tra 1 e 2. A quel punto, se ha preso 1, il giocatore 2 prende 5. Se ha preso 2, il giocatore 2 prende 6. Poi l'altro giocatore è obbligato a prendere l'altro piccolo, il giocatore 2 prende l'altro grosso. Quindi questa è tipo un'istanza dove vince il giocatore 2 se giocano ottimalmente. Quindi, a maggior ragione, quello che dico io è vero, nel senso, dipende tanto da chi inizia. Dipende dalla sequenza.
Viene la sequenza, sì, sequenza. Sì, cioè, inizia sempre Alice, okay. Però il, se vince, se giocando ottimamente vince Alice o vince Barbara, dipende da, dalle sequenze, sì. Dalle sequenze del numero di jolly. Sì, 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 ok. Ma quindi io non ho capito una cosa, giocare ottimamente significa tipo nel caso iniziale scegliere tra 2 e 3? Sì. O scegliere il percorso migliore fino alla fine? No, 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 cioè il fatto che tu assumi, allora... Immagina di essere Alice, sì. Immagina che Barbara sia Dio, è un essere onnisciente che, okay, che sa fare tutto. Tutta la sequenza Barbara. Sì, sì, certo. Si fa tutta la sequenza. E quindi per qualunque mossa che fai te, cioè, perdono, quando tocca Barbara, quello che Barbara fa è che tipo lei splitta la sua coscienza su tutte quante le realtà possibili. Okay, sì, 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 sì. E prende la migliore. E prende la migliore. Okay. Quindi Barbara è una gomberlina, diciamo. Sì, Barbara è Mago Merlino. Sì. E niente, e quindi questo è il problema. E voglio calcolare il chi vince? No, voglio calcolare Alice. Ah, come fa massimo? Se Barbara gioca ottimamente, quanto è il massimo che può fare di punti? Vorrei arrivare. Facciamo che pensiamo un attimo alla versione completa. E in questi 10 minuti che ci rimangono vorrei arrivare almeno alla domanda. Quindi quanto vale il massimo che può fare Alice sapendo che Barbara gioca ultimamente? Esatto. Questa è la risposta che voglio ottenere del problema originale. Questo è sensibilmente più difficile. Pensateci, ogni 3 minuti vi do un indizio. O circa, insomma. L'obiettivo è entro il termine della lezione arrivare alla domanda del sottoproblema? Sì. Okay. In pratica deve vincere Arma, giusto? No. No. Barbara è un essere onnisciente, però anche un essere onnisciente, se gli dai le carte sbagliate, perde comunque. Ma se tipo inizia da 3? Eh? Se tipo Alice inizia da 3? Poi Barbara è costretta a prendere o 2 o 1. Certo. Poi Alice prende 5 o 7. E... boh, non lo so, cioè... se... può essere, non lo so. Posso ridurmi... a valutare delle, cioè ridurre la dimensione dell'istanza, magari valuto qual è la scelta che può fare, Alice per prima, sono due scelte che può fare e allora posso chiedermi, beh no, cioè qual è la, cioè la, quella domanda che abbiamo sapendo che Alice ha fatto una scelta, non sa che tipo il suo problema potrebbe essere arrivati a un certo punto del gioco con Alice e Barbara che hanno i corrispettivi livelli di dolcezza, a quel punto la domanda diventa come massimizza Barbara, no? Cioè quindi ridurre proprio la dimensione. No, beh, ovviamente dovremo, cioè in qualche modo fare uno stato che ci permette di ridurre la dimensione del problema, ovviamente, perché è quello che poi ci serve per fare la ricorsione, però non è, cioè eri un po' lontano, cioè avrei diminuito la dimensione dei distributori, no, cioè ok, sì, cioè questo è un buon primo approccio, in qualche modo dobbiamo nello stato codificare un qualcosa che man mano riduca la dimensione dei distributori. Il problema è come potete per ora ignorate un attimo il K, facciamo finta che i giochi non esistono.
dato un certo... Non è la domanda sul problema. Pensate al fatto di come vengono scartati gli elementi dei distributori. Cioè, perché il fatto che il problema ovviamente si ridurrà man mano che andiamo avanti nel gioco. Pensate a come vengono scartati e a quindi cosa potrebbe essere qualcosa che descrive, che può descrivere lo stato del gioco in un qualunque momento. Cioè, lo stato della programmazione dinamica, potete proprio immaginarlo come un qualcosa che riesce a descriverci un istante nel tempo. Cioè, questo sta giocando, io voglio avere dei numeri che bastano quei numeri e posso dire ok, questo è lo stato del gioco in questo momento. Che farei la differenza tra la mia dolcezza e la dolcezza di Barbara? La mia domanda è... Poi tra l'altro adesso non abbiamo ancora fatto complessità computazionale, ma è sempre bene cercare di evitare il più possibile di avere dei numeri nello stato. L'abbiamo fatto perché a volte è necessario, poi vedremo perché è una cattiva cosa, ma a volte è necessario. Tipo nello zaino avevamo il peso che avevamo nello zaino, per esempio. Però vedremo che in realtà è una cosa cattiva, a volte inevitabile, ma cattiva, e preferibilmente nello stato vogliamo avere indici e non numeri. Allora potrebbe essere l'indice di distributore al momento. Ditemelo meglio. Cioè l'indice attuale della prossima caramella che deve essere pescata. Esattamente. Devo dirlo un pochino meglio però. Perfetto. Allora, quindi, purtroppo non è completo, però parte dello stato sarà l'indice della prossima caramella da estrarre in D1 e l'indice della prossima caramella da estrarre in D2. Quindi con questo sappiamo il set di caramelle che hanno già estratto e quelle che rimangono. Ok, purtroppo manca un bit ancora. I jolly che sono stati usati? Per ora stiamo ignorando i jolly. Ok. Manca ancora un bit, in realtà non è che proprio manca, però... In questo caso è veramente necessario per poi fare la... Cioè, allora, idealmente in un mondo perfetto questo stato è sufficiente a descrivere il certo problema. Con che domanda però? Quindi lo stato sono questi due indici, ma qual è la domanda? Qual è la dolcezza che può ottenere Alice alla prossima mossa? No? Quasi? Che massimizza? Dimmelo tutto, dimmelo meglio. Allora, arrivati con i distributori che sono rispettivamente indice di 1 e indice di 2. Sì. E qual è il valore massimo che può ottenere Alice sapendo che Barbara gioca ottimamente? Esattamente, che è la domanda originale. Sì. Perfetto. Ok, e in un mondo ideale questo va bene, però vi do un indizio per il futuro, perché poi se no il caso generale escono una marea di sottocasi. In realtà qua dobbiamo fare una cosa un po' diversa, che è una strategia che di solito si applica per fare la programmazione dinamica a due giocatori. Ah, tra l'altro, spoiler, tipo qua è un pochino più esplicito riuscire a due giocatori, quello del grattacielo delle uova un po' meno, a volte è ancora meno esplicito del grattacielo delle uova. Cioè a volte sono programmazioni dinamiche a due giocatori che però non si vedono a due giocatori. Qua la cosa utile è aggiungere un terzo parametro, chiamiamolo P, che ci dice se è il turno di Alice o se è il turno di Barbara. Ok? E a questo punto la domanda diventa: se tocca al giocatore P e i distributori sono indice di 1 e indice di 2, qual è il punteggio massimo che il giocatore P può ottenere in questo stato di partenza, assumendo che l'avversario gioca ottimalmente. Quindi a volte conviene, soprattutto nei giochi simmetrici, perché il gioco del grattacielo delle uova era un gioco asimmetrico, cioè il set di scelte che avevano i due giocatori erano distinti. Invece questo è un gioco simmetrico, entrambi fanno le stesse cose,
In genere, nei giochi simmetrici è bene avere un parametro dello stato che dice a chi tocca. E tu vuoi calcolare il punteggio massimo o minimo in base al gioco di quel giocatore a cui tocca. Ok? Però è solo, come posso chiamarlo? È un trick per poi far diventare il caso generale della programmazione dinamica più facile. Bene, quindi abbiamo il nostro stato per la versione base, che è indice del distributore 1, indice del distributore 2 e il giocatore a cui tocca. E la domanda è: qual è il punteggio massimo che può fare il giocatore P, assumendo che il giocatore 1 meno P, cioè che l'altro, gioca attivamente? E se abbiamo Jolly? La domanda sul problema è quanto vale il massimo del giocatore Che il giocatore P P? può ottenere se il prossimo del distributore 1 è I1 e il prossimo del distributore 2 è I2, assumendo che il giocatore 1 meno P, cioè l'altro, perché sto dicendo che Alice è il giocatore 0 e Barbara è il giocatore 1, assumendo che il giocatore 1 meno P gioca attivamente. E la domanda è se ci metto dentro Jolly, come faccio a emendare questa funzione per metterci dentro anche Jolly? Dovrei aggiungere i jolly che hanno Barbara e Alice a quel punto del gioco Esattamente. e poi anche nella domanda. Boh, cioè sì, Sì, avendo, sì. decisamente. Quindi, per metterci dentro Jolly, semplicemente lo stato aumenta un pochino e ci sarà anche un K1 e un K2, che sono i Jolly che ha il giocatore 0 e i jolly che ha il giocatore 1 in quel momento. Fine. E quindi la come si chiama? Appunto lo stato, magari poi conviene farlo in modo leggermente diverso, il K sarà comunque un I1 I2. Poi questo lo chiamo KP e questo lo chiamo K1-P, ok? Quindi se invece di metterli fissi ho messo che il primo è quello del giocatore che deve giocare e il secondo è quello dell'avversario, però non cambia niente, cioè nel senso. E poi P. Quindi lo stato è: a che punto sono arrivato nel primo distributore? A che punto sono arrivato nel secondo distributore? Il numero di jolly che ha il giocatore di cui è il turno adesso, il numero di jolly che ha l'avversario e chi sto impersonando, chi è che deve fare la mossa adesso. Questo è lo stato e la domanda è, avendo questa roba, il giocatore P al massimo quanti punti, quanta dolcezza può accumulare, assumendo che il giocatore 1-P gioca attivamente. E che compiti a casa, divertitevi a trovare caso base e soprattutto caso generale. E poi la soluzione del problema originale. Dimmela, qual è la soluzione del problema originale? La soluzione del problema originale FD? è F di quando i distributori sono pieni. Sì, quando i distributori sono pieni, quindi questa cosa sarà? Uno di due. No, per questo è l'indice di cui siamo arrivati, facciamo che sono zero based, quindi sarà F di... Cardinale di uno. No, perché questa è la posizione in cui siamo arrivati e Zero. sono zero, ok? Quindi sarà F di 0, 0, K, perché entrambi iniziano con K jolly, quindi sarà F di 0, 0, KK, 0, perché abbiamo detto che Alice è 0 e Barbara è 1. Quindi sarà F di 0, 0, KK, 0. Perché è la posizione a cui siamo arrivati a estrarre e le facciamo 0 based. Ok, ma devo arrivare alla fine. Certo, però qual è il prossimo elemento che dobbiamo estrarre? Zerisci. Lo zeresimo. Ok? Questi qua sono gli indici del prossimo elemento che dobbiamo estrarre. Ok? E quindi il primo è lo zeresimo. Quindi è F di 0, scrivo va. La soluzione è F di 0, 0,
K, 0. Quindi inizia più Barbara o... Inizia Alice? No, okay. Alice 0, Barbara 1. E P può essere un 0 1 poi. Cosa? P può essere un 0 1. P può essere 0 1. Ok. Certo. Sì, P, infatti prima, per carità non avete colto però, qua ho detto infatti che mancava un bit di informazione, perché effettivamente P è un bit. Sì. Può essere solo 0,1. Bene, e quindi la prossima volta mi aspetto, come ci vediamo? Martedì. Mi aspetto che qualcuno di voi mi dica caso base, caso generale di questo bobo. E poi continuiamo con spero di trovare i problemi, anzi io non spero niente perché sono via, trovate i temi d'esame dell'anno scorso tendenzialmente e così vedo che programmazioni dinamiche ci sono e facciamo, dicevi? Gli 1 e 2 appartengono a 0 fino a... Allora io li farei da 0 fino a n incluso, perché così n indica che quella... Che quella, sì, che quella, sì, quel distributore è esaurito. Ok, perfetto. Questi li farei da 0 a n incluso, questi vabbè saranno da 0 a k incluso e quello è 0,1. Va bene, ci sono altre domande? Sì. Perfetto, ci vediamo martedì.